Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Pedivax. A cosa serve? Pedivax ha un medicinale veterinario a base del principio attivo vaccino ristellano dosa inattivato, appartenente alla categoria degli vaccini e nello specifico vaccini batterici inattivati, inclusi micoplasma, toxoide e clamidia. È commercializzato in Italia dall'azienda MSD Animal Health SRL. Pedivax può essere prescritto con ricetta RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: MSD Animal Health SRL. Concessionario: MSD Animal Health SRL. Ricetta: RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Principio attivo: vaccino ristellano dosa inattivato. Gruppo terapeutico: vaccini. Forma farmaceutica: fiala iniettabile. Confezioni: Pedivax Suttoc. 1 flacone multidose 50 ml. Principio attivo: ml di vaccino, uguale 1 dose, contiene colture batteriche inattivate di Bacteroides, Dichelobacter, Nodosius, Sierotipi A, B1, B2, C, D, E, F, GH. 17 mg di pili per ciascun sierotipo. Dichelobacter Nodosius sierotipo I. 5x105, 8 cellule. Indicazioni: Pedivax ha indicato esclusivamente per la vaccinazione degli ovini, per la profilassi e la terapia della pedaina sostenuta da Bacteroides, Dichelobacter, Nodosius. Insorgenza dell'immunità: 3 settimane dopo la seconda somministrazione. Durata dell'immunità: 5 mesi. Posologia: il vaccino va somministrato a tutti gli animali del gregge, adulti e giovani sopra le 2-3 settimane di età, alla dose di 1 ml per capo mediante inoculazione sottocutanea nella zona retroauricolare dorsale. Pedivax ha un preparato farmaceutico che si presenta come un liquido viscoso. È necessario, pertanto, agitare bene il flacone prima di dare inizio alle operazioni di vaccinazione. Programmi di vaccinazione: i programmi di vaccinazione vanno studiati in modo da rispondere alle esigenze di ogni singolo gregge. La prima volta che si usa il vaccino è necessario comunque eseguire un doppio intervento vaccinale sugli animali, con un intervallo di 4-6 settimane. Per quanto riguarda le successive vaccinazioni di richiamo, bisogna prestare attenzione a fattori quali le condizioni climatico-ambientali, il periodo dell'anno in cui la pedaina ha maggior incidenza, eccetera. In condizioni normali è bene ripetere ogni 6 mesi la vaccinazione di richiamo. Ove le condizioni climatiche lo permettano, zone a clima secco o con scarsa incidenza della malattia, le vaccinazioni di richiamo possono essere effettuate anche con cadenza di 12 mesi. Ove la pedaina sia presente con una incidenza particolarmente alta o perduri per periodi prolungati, le vaccinazioni possono essere ripetute a cadenza più breve, 3-4 mesi. È preferibile eseguire la vaccinazione nelle 3-4 settimane antecedenti i periodi di maggiore incidenza della malattia, così da ottenere la massima efficacia vaccinale. Si consiglia, se possibile, di effettuare la somministrazione del Pedivax contemporaneamente in tutti i soggetti presenti in allevamento, così da costituire un gruppo di animali con un patrimonio immunitario omogeneo. Avvertenze: ha sconsigliato vaccinare gli animali entro 6-8 settimane dalla tosatura o entro 6 mesi dalla vendita e barra o partecipazione a mostre, poiché copyright l'eventuale comparsa di reazioni al sito di inoculo potrebbe disturbare le operazioni di tosatura o causare decolorazioni localizzate alla pigmentazione del vello. Alcuni animali, a causa di un deficit contemporaneo del sistema immunitario o a seguito di fenomeni di immunosoppressione particolarmente estesi, non sviluppano una immunità specifica a seguito della vaccinazione e risultano, quindi, completamente esposti al periodo di infezione. Attenersi alle indicazioni d'uso: evitare l'iniezione intramuscolare. Il vaccino deve essere somministrato rispettando quanto più possibile le normali condizioni di asepsi, cercando di evitare che l'inoculazione avvenga in aree bagnate o sporche e avendo l'avvertenza di disinfettare il punto di inoculo prima di effettuare la vaccinazione. Aghi e siringhe da usare per la vaccinazione vanno sterilizzate adeguatamente prima dell'impiego. Non vaccinare le pecore gravide durante l'ultimo mese di gestazione e nelle 2-4 settimane dopo il parto.
durante la lattazione usare conformemente alla valutazione del rapporto rischio-beneficio del veterinario. Non sono disponibili informazioni sulla sicurezza ed efficacia di questo vaccino quando utilizzato con altri medicinali veterinari. Pertanto la decisione di utilizzare questo vaccino prima o dopo un altro medicinale veterinario deve essere valutata caso per caso. La somministrazione di una dose doppia di vaccino può causare gonfiori o reazioni localizzate al sito di inoculo. Non miscelare con altri vaccini o medicinali ad azione immunologica. Tempi di sospensione 0 giorni. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, farmaco veterinario esaminato.